Tommaso Delbino, anche in questa gara protagonista, sei stato decisivo in almeno un paio di occasioni dove sembrava che la Massese avrebbe potuto perforarti, invece sempre palle sotto la traversa, sei stato bravissimo a deviarle. Avete sofferto parecchio soprattutto all'inizio del secondo tempo, però avete giocato un bel primo, un discreto primo tempo. Sì, beh, sono d'accordo con la sua analisi della partita, un buon primo tempo nostro. Ci è andata male che qualche tiro da fuori sono usciti, poi nel secondo tempo obiettivamente la Massese ci ha messo lì, una volta sono stato fortunato sul tiro di Cornacchia che ha preso la traversa e dopo quando era in porta fortunatamente l'ho presa, quindi sì, giusta la tua analisi. Tra l'altro ti devo fare i complimenti senza offesa, ovviamente sei poco più alto di me e io sono basso e hai preso due palle sotto la traversa clamorose. Un po' di fortuna, un po' di bravura. Anche forse l'esplosività. Sì, sai, se ero senza esplosività con questa altezza facevo ben poco, quindi va bene così, c'è da lavorare tanto e... bisognerà lavorare tanto più che altro per portare a casa punti pesanti. Oggi era una partita un po' complicata, abbiamo portato a casa un punto che non lo... anzi, assolutamente lo portiamo ben volentieri a casa per come è andato il secondo tempo e cercheremo di fare 3 punti con qualsiasi altra squadra. Domenica c'è il Perignano e cerchiamo di fare 3 punti col Perignano. Bisogna entrare con questo spirito qui, se no sarà dura per tutto il campionato. Perignano che oggi, se non andiamo errati, sembra abbia perso. Non so nemmeno un risultato, quindi mi fido dei tuoi che mi dici te, quindi saranno ancora più arrembanti domenica in casa loro, però noi non siamo morti come dicono a giro, noi venderemo cara la pelle e, cioè, poi se sono più bravi e vincano, sì, bravi loro, però no, che non pensino di trovare 11 morti o 15 morti, noi siamo ben più che vivi. Tra l'altro anche in settimana avete conteso il passaggio del turno a questa Sporting Cecina che sta piano piano via via diventando la sorpresa del girone. Siete usciti ai supplementari se non sbaglio, però insomma avete proprio come hai detto venduta cara la pelle. Sì, sia noi che loro, forse mercoledì abbiamo affrontato la partita di Coppa con meno titolari sulla carta, che poi è una brutta cosa da dire, quindi ormai l'ho detta, però va bene, però con più giovani, diciamo così, l'abbiamo affrontata nella maniera giusta, come tutte le altre partite, sfortunatamente nel supplementare siamo andati sotto, non l'abbiamo più recuperata, però... bravi noi, va bene così, noi bisogna guardare domenica per domenica, ora il mercoledì una partita in più ci stava pesando, quindi va bene così, bisogna affrontare bene le settimane. Come giudichi la Massese, i tuoi avversari? La Massese è una bella squadra, nel senso i giocatori ce li ha davanti, sono fastidiosi, Vignali, Cornacchia, io li reputo i giocatori della categoria che te la possano far vincere in qualsiasi momento. Oggi sono stati sfortunati sulla traversa, quindi ci sta, però diciamo un campionato molto molto combattuto e si decidano sugli episodi, per dire il secondo tempo nella mezz'ora in cui eravamo in difficoltà, se poi c'entra la punizione, un tiro da fuori, si vince 1-0 probabilmente, quindi è un campionato molto equilibrato che si decide molto sugli episodi della giornata. La tua favorita alla vittoria finale? Domenica si affronta il Perignano, quindi sono curioso, diciamo, di vederli, se appunto sono proprio... C'è una punta che insomma fa tremare i polsi. Bene, lo conosco bene, Sciapi, ci ho giocato insieme diversi anni, so quanto può essere e quanto fa comodo averlo in squadra, però vediamo, ogni partita è a sé, quindi va bene, vediamo un pochino... Però ora a nomi, sì, Perignano, Camaiore, Cuoio Pelli, li vedo quelli un pochino più sopra tutte quelle altre. Tutto Cuoio si è giocato contro ottima squadra compatta, quindi bisogna vedere un pochino anche a dicembre cosa fanno. Benissimo, grazie e bocca al lupo. Grazie mille.